I residenti sono scesi in piazza per cacciare via i turisti. Canari stanno manifestando contro il turismo. Non ci sono più case e la gente è costretta a dormire in spiaggia. Questi sono solo alcuni dei messaggi sbagliati che si stanno diffondendo in rete e sui social. E se hai giusto un paio di minuti per ascoltarmi, ti spiegherò perché sono sbagliati. Ti prego, se anche tu sei una delle persone che vive qui alle Canarie da più di 10 anni, intervieni in questo video perché potrebbe essere una buona occasione per esprimere un pensiero sensato. Non volevo realmente fare questo video ed effettivamente molti dei nostri follower ci chiedevano prima della manifestazione il perché non stessimo parlando di questo evento, il perché non stessimo facendo passare questo messaggio sui nostri canali, e addirittura qualcuno con commenti subdoli ha detto ma normale che loro non ne parlino perché ne va dei loro interessi. Ti fermo subito se pensi che sia così. Noi siamo agenzia viaggi, quindi qualsiasi azione venga fatta contro la vivienda vacazionale, contro le varie situazioni turistiche che prediligono una situazione di hotel, a noi va solo che bene. Quindi no, non parlo per interesse. Togliendo di mezzo volutamente tutte le persone che sono qui da pochi mesi o da pochi anni, che secondo me non avrebbero neanche voce in capitolo, vengo a precisare che non volevo fare questo video perché questa situazione riguarda i Canari. Chiunque viva qui e non è nato in questo territorio, a mio avviso, non ha diritto di parola. È una situazione Canari con Canari. Veniamo a noi. Perché sono sbagliati i messaggi che ho elencato all'inizio? Perché non è assolutamente vero che i Canari sono scesi in piazza per manifestare contro i turisti o per mandare via i turisti o per inveire contro i turisti. No. Certo, in ogni manifestazione c'è anche una buona percentuale di persone che non capisce assolutamente il motivo della manifestazione. E qui sono quelli che sono entrati a gamba tesa con i cartelli anarchia, con i cartelli de fuera los giris, con i cartelli de fuera los italianos o chissà quale altra diavoleria che si inventano quelli che di base sono razzisti. Per chi non conosce la dinamica delle Isole Canarie, ed è per questo che dico che abbiamo almeno un po' di voce in capitolo, perché sono 10 anni che siamo sul territorio, e qui mi riferisco a tutte le testate giornalistiche italiane o altri canali all'esterno della Spagna che parlano di questa manifestazione senza neanche sapere di cosa stanno parlando, vi do alcuni motivi per cui questa manifestazione ha preso vita. 1. Il fattore che siano aumentati tanto i costi per trovare un appartamento per viverci, quindi residenziale, qui alle Canarie. 2. La massificazione turistica. A che cosa si riferiscono quando dicono massificazione turistica? Si riferiscono al fatto che ci sono flotte e flotte di aerei che portano turisti che vengono a sfruttare le situazioni all inclusive senza portare praticamente neanche un centesimo all'economia del paese. 3. L'ambientalismo. Ovviamente la frase Canarias no se vende, Canarias se defende nasce anche da questa esigenza. Il fatto che queste isole siano veramente un paradiso terrestre e portare qui milioni e milioni e milioni di turisti potrebbe pregiudicare la naturalezza di queste isole. E quindi Luca, facci capire, ma perché hai fatto questo video solo adesso? Perché non ne hai voluto parlare prima o non ne avete voluto parlare con Selvaggia sulla vostra pagina? Beh, è semplice, perché come abbiamo sempre detto, il nostro lavoro sui social non è alla ricerca spasmodica di visualizzazioni, di like o di chissà quale cosa semplicemente per il puro gusto di farlo. Il nostro intervento sui social è per questo, per portarvi le meraviglie delle Isole Canarie a casa vostra, perché ci lavoriamo col turismo da sempre. Quindi se avessi fatto un video prima parlando di questa manifestazione avrei sicuramente scatenato gran parte dei commenti dicendo che volevo ottenere visibilità parlando di questo argomento, ma in realtà ho proprio aspettato volutamente a bocce ferme dopo la manifestazione per poter ragionare un po' meglio su quello che è avvenuto. Ed ecco che arrivo alla fine dicendovi la mia, anche se non ho diritto, perché come ho detto prima tutti quelli che sono non canari, secondo me, non avrebbero diritto ad esprimere alcunché perché non gli spetta. Comunque ti dirò che cosa penso io di questa manifestazione. Il video è volutamente lungo perché non ho necessità di fare numeri con questo video. Voglio che arrivi un messaggio chiaro e sono 3 i punti chiave che voglio far passare da questo messaggio una volta per tutte. Punto numero 1. Spero che abbiate capito che il motivo della manifestazione non è assolutamente di natura razzista. Nessuno qui vuole cacciare via i turisti, nessuno vuole togliere numeri al turismo.
ma semplicemente i cittadini canari hanno manifestato contro il loro governo, contro il loro modello turistico e contro i loro amministratori che, come succede in tutti i paesi, remano contro il cittadino e solo per gli interessi economici, delle loro tasche e degli interessi dei grandi. Punto numero 2. Voglio fare un appello a tutti quelli che passano la loro giornata per hobby a parlare di come si vive a Tenerife, come si vive alle Canarie, quanto costa quello, quanto costa quell'altro, di smettere di farlo, perché avevo già detto più di un anno fa di smettere di fare questa situazione, perché scatena solo immigrazione di massa. E il problema che abbiamo oggi qui alle Canarie non è dovuto al turismo, perché i numeri che abbiamo fatto quest'anno sono leggermente superiori a quelli che abbiamo fatto sempre. 12, 13, 14 milioni di turisti, non è un milione di turisti in più che fa danni qua alle Isole Canarie, sono 200.000 residenti in più nell'ultimo anno che cambiano la situazione. Il punto numero 3 è che vorrei che voi capiste, tutti quanti, quelli che guarderanno questo video, è che non tutti parlano solo per interesse. Ci sono persone come noi che per fortuna non vivono solo di un modello di business, ma vivono di più di una cosa, che non hanno bisogno per forza di parlare con interessi. Quindi basta fare i video dicendo ah, non dar retta a chi ha tratta col turismo perché loro parlano per interessi, ascolta me che io faccio il panettiere e quindi non ho alcun tipo di interesse. No, caro mio, tu fai il panettiere e non capisci assolutamente nulla di turismo perché non è il tuo mestiere. Forse magari potresti dirmi qualcosa di come si fa il pane, ma non puoi dirmi che cosa succede nell'ambito del turismo, nell'ambito immobiliare o in qualsiasi altro ambito. Quindi sì, puoi esprimere il tuo pensiero, ma fare dei video facendo passare il messaggio che tu ne sappia, beh, forse dovresti tenere un po' più basso lo standard, perché effettivamente poi dall'altra parte ci sono tante persone che ti danno retta e che non sanno nemmeno che tu sia e che pensano, perché tu gli stai dicendo che sei l'unico che gli parla senza interessi, che tu abbia ragione in quello che stai dicendo. Sì, sì, mi calmo un po'. Se sei arrivato in fondo a questo video probabilmente ti è interessato quello che ti ho detto e ti ho spiegato, se non l'hai capito, che la manifestazione qui alle Canarie non è stata assolutamente fatta perché sono stupidi e non vogliono il turismo, perché, come dicono molti italiani, ah, lo canario non intende nada, perché voi pensate sempre di essere superiori agli altri. Qua non c'è nessuno superiore a nessuno, qua ci sono migliaia di persone residenti alle Canarie che hanno scelto questo posto per viverci e per fare modello di business semplicemente perché in Italia magari non avevano più possibilità, oppure semplicemente come noi hanno scelto di cambiare da una fredda e grigia Milano e hanno deciso di farlo qui alle Canarie tanti anni fa. E in ultimo, amici, non confondete la parola presunzione con conoscenza della materia, perché anche se qualcuno alla fine di questo video potrebbe pensare che io sia un presuntuoso a parlare così, beh, io non presumo di sapere. Io so come funzionano le situazioni qui alle Canarie perché ho il mio bel culetto qua alle isole da 10 anni. E differentemente da altre situazioni, io passo la mia giornata a controllare numeri, a confrontarmi con altri professionisti, a scambiare idee con persone che vivono e lavorano qui per potermi esprimere con conoscenza della materia, non presumendo di saperla.